oggi a filo diretto con gli ascoltatori diamo il bentornato alla preside, alla dirigente scolastica dell'Istituto Don Milani Montichiari, la professoressa Claudia Covri. Buongiorno, bentornata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, sempre noi invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione, ricordiamo il numero per mandare gli sms, i messaggi WhatsApp che è il 348-3188-339, chi ci vuole chiamare 0376-631709, poi ancora le dirette streaming sulle pagine Facebook e Twitter del Gazzettino Nuovo Tempo Radio, YouTube Tempo Radio Live e poi la DAB appunto in altre zone anche d'Italia. Allora andiamo a fare un bilancio, no, dell'anno, come è andato. Tra l'altro le scuole superiori hanno proprio questa linea di somma che una volta si chiamava esame di maturità, adesso adesso chiama maturità, nel linguaggio comune ancora l'esame di maturità. Sì, ma lo si chiama ancora la matura tra gli studenti? Una volta devi dare la matura. Sa che questo non glielo so dire. La facciamo vedere che siamo dei matura, cioè esatto. Sono un matusa con la matura, va bene, dai, comunque. Allora, direi che quest'anno il Don Milani ha chiuso alla grande questo anno anche con gli esami di maturità che sono ritornati come era prima del Covid con le commissioni esterne che mettono sempre un po' più d'ansia sia ai docenti che ai candidati, perché la commissione ha sempre avuto anche nel periodo Covid il presidente esterno, quindi un dirigente, un docente che viene da altre scuole, ma da quest'anno anche 3 commissari su 6 erano provenienti da altre scuole col presidente esterno, quindi una commissione di 7, il presidente il 7, 3 più 3 interni e 3 esterni. Questa cosa, dicevo, metteva un po' più di ansia ai docenti e ai candidati, perché gli esterni non si conoscono, non si sa che stile e metodo di lavoro abbiano nella loro tradizione didattica, non si sa come possano interrogare, e quindi c'è questa variabile che si scopre solo strada facendo. Devo dire che noi abbiamo avuto ottimi risultati, perché su circa 200 candidati ben 20 ragazzi hanno dei vari indirizzi, hanno raggiunto il 100, e di questi 100, questi 20, 3 con la lode. Quindi, come dire, una conferma della grande preparazione dei ragazzi, del lavoro, della serietà dei docenti, ma soprattutto proprio ieri rispondevo alla mail di una mamma del liceo scientifico che mi ringraziava per il lavoro svolto in questi anni di coordinamento, ma anche di equilibrio che si cerca di mantenere, soprattutto quando c'è qualche problema o criticità, e mi diceva: i ragazzi hanno capito il valore dello sforzo, della fatica e dell'impegno, solo così si raggiungono i risultati. Ecco, per me questa è stata la più grande soddisfazione, perché con gli adolescenti di oggi si fa un po' fatica a passare questo messaggio, no? Del traguardo raggiunto ad un certo prezzo, che a volte è anche quello del sacrificio, anche se è una parola ormai che è diventata desueta. Devo dire che i nostri liceali, di questi 20, 14 hanno preso i 100 nei licei e 8 nel liceo scientifico, quindi, come dire, grande attestazione di serietà e impegno dei ragazzi, che io ho visto dare l'esame, gli orali, soprattutto con grande trepidazione, ma anche con grande responsabilità, e un plauso al lavoro dei docenti, perché anche il lavoro dei docenti durante l'esame di maturità viene vivisezionato e valutato. Per cui... Ma infatti come la vive? Perché noi, mi scusi, è proprio una curiosità, la vediamo sempre dal punto di vista degli studenti, certo, ma è dal punto di vista dei docenti. Tutto sommato il docente si sente messo sotto esame da un altro docente. Sì, assolutamente sì. Quando escono le materie d'esame iniziano le ansie anche da parte di quei docenti che hanno i commissari esterni, perché loro non ci sono in commissione e sanno che i loro studenti saranno interrogati nelle discipline da un altro insegnante. A volte ci sono dei problemi proprio sulle metodologie e sulle modalità di fare le domande, i quesiti, soprattutto all'orale. Ecco, devo dire che il Don Milani da ormai 5 anni si sta impegnando su un lavoro interdisciplinare, che è un lavoro sulle competenze. Il colloquio d'esame è proprio centrato sui collegamenti interdisciplinari delle varie tematiche, dei vari nodi concettuali. Quindi questo sforzo del Don Milani di lavorare per unità di apprendimento sta dando i suoi frutti anche coi maturandi, perché chi è già abituato a lavorare per nodi concettuali
perché l'orale funziona così, si estrae o si decide uno spunto, un materiale che può essere una poesia, un articolo di giornale, un brano in latino, una equazione matematica, e il candidato deve trovare dei collegamenti a livello concettuale, non tanto di contenuti, ma a livello concettuale, quindi deve trovare un tema e da quello fare dei collegamenti su 3-4 discipline. Allora, se gli alunni sono allenati, questa cosa riescono a farla, se lavorano solo per conoscenze e cassettini che apro e chiudo dopo ogni lezione disciplinare, il ragazzo è in grande difficoltà. Quindi il Ministero ci chiede questo lavoro da diverso tempo e il Don Milani sta cercando di allenare i ragazzi a ragionare per competenze, che è sicuramente una sfida più grande, ma devo dire i risultati ci danno ragione che stiamo intraprendendo la strada giusta, ecco, quindi certo. Ed è importante che i ragazzi vivano questa maturità come una prova, anche con delle aree che non riescono a governare, perché certo. I candidati esterni, ripeto, sono una variabile indipendente, sconosciuta, e l'esame è anche questo, è affrontare esatto. I problemi al momento in diretta e trovare le energie e le soluzioni in quel momento davanti ai docenti. C'era un personaggio di un romanzo dell'inizio del Novecento in cui il personaggio era laureato in connettivismo, cioè era una laurea che univa le varie lauree e le varie esatto. Specializzazioni proprio per imparare. Allora, Van Gogh, lo scrittore, se qualcuno vuole. Ecco, e quindi tra l'altro però avete ottenuto tantissimo, appunto 20 ragazzi con il 100, 3 su 200 con la lode, candidati su sono 200... veramente 10%, quindi è una percentuale elevatissima. Devo dire che questo fa anche capire che piano piano stiamo colmando quel gap, quella carenza che si era creata con la didattica a distanza, con le problematiche del Covid, legate al Covid, quindi stiamo veramente, ci stiamo normalizzando anche sulle attività, devo dire, curricolare ed extracurricolare. Questo è stato il vero anno della ripresa, è un anno scolastico dove sono stati ripresi tutte le attività, tutti i viaggi di istruzione, nonostante le difficoltà, i rincari, le difficoltà di prenotazione. Io ho lavorato perché tutte le classi potessero andare in viaggio, perché erano 2 anni di chiusura e di isolamento che meritavano una ripresa anche di esperienze extrascolastiche, visite, seminari, convegni, progetti, concorsi, olimpiadi, cioè è stato veramente un anno come era prima del Covid, perché il Don Milani è sempre stato ricchissimo da questo punto di vista e quindi siamo soddisfatti. Allora ci fermiamo un attimino con Claudia Covri, dirigente scolastica del Don Milani di Montichiari, ci troviamo tra un paio di minuti. E ci troviamo nella seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori che stiamo trascorrendo con la dirigente scolastica del Don Milani Montichiari, professoressa Claudia Covri. Già una prima cosa possiamo anche segnalarla subito a tutti gli ascoltatori: si pensa che con la fine dell'anno scolastico, quando gli alunni vanno in vacanza, siamo tutti in vacanza, gli insegnanti stanno ancora lavorando. No, invece. Stiamo ancora non lavorando, è così, Sì, sì, alla grande, vabbè, perché poi finiti gli esami ci sono tutta una serie di operazioni come i riorientamenti da governare. Noi abbiamo tantissime richieste, ormai abbiamo le classi veramente piene, non riusciamo più a prendere nessuno, così come la formazione delle future classi prime, l'organico di fatto da confermare, e una fetta grossa di lavoro che ci sta impegnando è relativa agli acquisti dei progetti con i finanziamenti PNRR, che sono i finanziamenti, diciamo, dati dall'Europa per vari settori, tra cui anche quello scolastico. Noi come Don Milani, siccome i criteri sono il numero degli alunni, il numero degli indirizzi di studio, abbiamo avuto veramente delle cifre certo. Ingenti, molto ingenti, e stiamo facendo degli ordinativi su 2 particolari progetti. Sì. Uno si chiama Ambienti Innovativi di Apprendimento, che calza benissimo con la scelta che abbiamo fatto del progetto DADA, che è proprio didattica per ambienti innovativi, quindi per noi è una boccata di ossigeno questo finanziamento, perché ci consente di strutturare le aule come laboratori disciplinari. Soprattutto a livello ministeriale ci è richiesto di spingere una marcia in più sul digitale, quindi avremo proiettori olografici, visori, cioè ci sarà stampanti 3D, ci sarà anche un nuovo approccio rispetto all'utilizzo di queste tecnologie, che faranno entrare con determinate piattaforme e software dedicate gli alunni
anche nella dimensione 3D. Quindi l'apprendimento di scienze piuttosto che di storia sarà aiutato anche da queste esperienze. Vediamo, ecco, ovviamente prima bisogna formare i docenti, perché la formazione dei docenti all'utilizzo di queste attrezzature non è un fatto automatico, andranno accompagnati nell'uso dei visori piuttosto che nell'utilizzo di certe piattaforme tridimensionali. Quindi ci sarà, e poi ci sarà l'attrezzatura dei classici laboratori linguistici, scientifici, di chimica, di informatica, perché comunque la rotazione degli alunni col progetto DADA richiede sempre di più l'allestimento di laboratori disciplinari. L'altro progetto invece, che è cosiddetta l'azione 2, sono i laboratori cosiddetti del futuro, Next Generation Classroom. Quindi il Ministero ci chiede di immaginare quali siano le future professioni dei nostri studenti e di provare ad immergerli in una realtà il più vicino a quella lavorativa. Allora, noi abbiamo pensato ai nostri istituti professionali a due laboratori del futuro. Uno si chiama Labomotic ed è pensato per gli studenti del MAT, manutenzione assistenza tecnica, dove ci saranno dei computer molto performanti che potranno far fare ai ragazzi sia il disegno, l'AutoCAD, ma anche dei cosiddetti bracci meccatronici, dei robotini che i ragazzi impareranno a guidare attraverso il computer. Quindi un laboratorio di meccatronica. L'altro laboratorio è quello più su un taglio commerciale e avremo i ragazzi che potranno lavorare su tre tipologie di attività. L'elaborazione di siti per le aziende, quindi un angolo di videomaking, un altro angolo dedicato al debate, perché i ragazzi devono sapere argomentare, sostenere una tesi e una controtesi, quindi il dibattito è fondamentale come competenza, perché i ragazzi fanno sempre più fatica ad argomentare. E poi ci sarà un'isola dedicata agli sistemi operativi nell'ambito commerciale. Quindi questo laboratorio è più dedicato agli studenti che scelgono l'AFM e i professionali servizi commerciali, perché è un'area che va a muovere quelle competenze necessarie poi a diventare un operatore nell'ambito del commercio. Quindi da una parte la meccanica, dall'altra la parte commerciale con tutti i sussidi digitali. Quindi stiamo sostanzialmente facendo degli ordinativi, ripeto, di cifre cospicue, sia nell'allestimento degli spazi a livello di arredo, perché non ci saranno più i banchi per fili parallele o staccati uno dall'altro, ma sono tutti banchi a isole dove i ragazzi devono cooperare insieme, confrontarsi a gruppetti di 4, di 5, quindi magari ogni isola il docente darà una consegna diversa. E oltre all'allestimento degli arredi, quindi tutti, come dire, ambienti innovativi che invitano al lavoro di gruppo o di coppie, ci saranno anche gli acquisti di queste nuove tecnologie digitali, quindi dispositivi digitali. È prevista anche una rimestata di carte, però, perché altrimenti dopo le isole fanno diventare isolati anche. Certo, assolutamente. Il docente deve avere sempre il controllo di quello che fanno i tre gruppi di alunni, ma può anche scambiare, far controllare per esempio il lavoro che fa un'isola all'altra isola, in modo che la cooperazione sia sempre un'interazione, non solo i 5-6 alunni lavorano in maniera autonoma e indipendente. C'è sempre uno scambio, ma c'è sempre un controllo anche del docente del lavoro che stanno facendo i ragazzi. Allora, le leggo un messaggio, non c'entra niente, però sì, credo che le faccia piacere. Preso per caso, proprio tra quelli che le sono arrivati. Allora, ho conseguito il diploma professionale col vostro serale, la ringrazio, mi fanno anche complimenti per l'italiano che quasi non parlavo, grazie. Sono Silla del Mali. Ecco, devo dire che il serale, soprattutto al MAT, hanno avuto 200 anche in questa classe del serale. Io sono stata contentissima, perché appunto i ragazzi di manutenzione, non dimentichiamo mai che sono operai e lavoratori che alla sera alle 6 vengono a scuola fino alle 23:20. Abbiamo dovuto fare un intervento di potenziamento della lingua italiana, perché comunque l'esame di maturità del serale è esattamente identico a quello del Duke.
diurno, e quindi anche io sono stata molto contenta di questi traguardi dei ragazzi del SER, sia dell'FM che del MAT, con grande sacrificio. Dice, come dicevo prima, il valore dell'impegno che passa attraverso gli studenti per far capire loro che un traguardo lo si raggiunge solo se c'è fatica, impegno, ecco, e costanza. Adesso torno a leggere, però chiedo all'insegnante proprio, i ragazzi di oggi sono molto abituati ad avere la risposta immediata, tutto subito con scorciatoie. Ecco, lei, per esempio, le volevo chiedere appunto perché avete degli stage in Inghilterra eccetera eccetera, per esempio, ecco, se io non so che cosa vuol dire beautiful, ai miei tempi si pigliava il dizionario e cercavi beautiful, bello, ok, adesso hanno Google, beautiful, bello. Cioè, ecco, quindi sono abituati all'immediatezza proprio, no? Sono all'immediatezza, ecco, il sacrificio riescono a farlo, perché a questo punto il sacrificio è ridotto ai minimi proprio come abitudine. Allora, il problema è che l'uso del digitale ti dà una serie di dati nell'immediatezza, a livello direi sincrono, immediato, per cui con un click io ho una risposta. Il problema di questo utilizzo dei social qual è? Che rimangono spesso le informazioni ad un livello superficiale, ecco. E il ragazzo non si fa più delle domande, non è più in grado di approfondire. Allora, bello va bene, beautiful, ma come posso dire bello va bene per un oggetto, per una persona, per un tema, per un'opera storica? Cioè, farsi delle domande, farsi delle domande e avere questo famoso pensiero critico anche nell'uso dei social, perché tutti i problemi che spesso accadono a livello di cyberbullismo eccetera sono dovuti ad una superficialità di pensiero che non ti consente nemmeno di immaginare le conseguenti tue azioni, anche fatte con un click, per cui una foto non autorizzata, un'offesa che io mando ad un gruppo, qualunque cosa io faccio, la faccio in una maniera superficiale. Quindi il compito della scuola, insieme, io dico, quello della famiglia sull'uso dei social, è proprio questo: far ragionare i ragazzi. Ma perché? Avresti detto la stessa cosa vis-à-vis al tuo compagno? Avresti affrontato questo problema in maniera uguale in una situazione in presenza e non su un gruppo WhatsApp? Il pensiero critico va sollecitato, esatto, costantemente, esatto. E quindi anche la fatica di approfondire, fare ricerche, vedere le fonti, distinguere dalla fake news, perché anche internet è pieno di informazioni non corrette, di, esatto, siti non anche attendibili. Perché me lo confermi, perché tanto so che è giusto però comunque il dizionario ti diceva bello, ma ti diceva anche gli altri significati magari meno frequenti. Esattamente. Google ti dice solo bello, non ti dà gli altri significati. Allora, bene, professoressa, la ringrazio perché ha fatto tanto per far capire l'importanza dello studio, così mio figlio è passato grazie alla sua professionalità. Dice un'altra, questa deve essere una mamma, mi sa. Allora, professoressa, sono stato suo alunno qualche anno fa, 4 per l'esattezza, la stavo ascoltando e devo dirle che con il passare del tempo lei migliora sempre, e poi la comunicazione andrebbe bene al commerciale, sa convincere, insomma. Bene. Diciamo che una leader di 220 insegnanti deve saper comunicare, perché è una bella 220. Sfida. 220. Allora, dunque, preside, buongiorno. Come sono organizzati i corsi dopo scuola per il prossimo anno? Le chiedo. Allora, dopo scuola bisogna capire che cosa si intende. Se sono i corsi pomeridiani facoltativi, sono corsi extracurricolari, per cui noi in genere facciamo il teatro, vediamo se fare qualcosa di musica, ma quelli vengono organizzati verso fine settembre, dopo l'avvio delle lezioni. Se invece si intende per dopo scuola dei corsi di recupero disciplinare, quelli li faremo sia con la peer degli studenti, grandi che spiegano ai piccoli, in genere però si fanno dall'una alle due, perché poi noi abbiamo il problema dei trasporti dopo le ore 14, sia quest'anno faremo dei corsi di recupero anche col progetto che è il terzo del PNRR, che si chiama di contrasto alla dispersione scolastica. Perfetto. Che prevede proprio dei corsi pomeridiani. Sono un genitore che ha passato 5 anni di sofferenza, ecco, perché finalmente mia figlia si è diplomata, però se non ci fosse stata lei, insomma, che la stimolava, addio maturità, grazie. Bene, è arrivato bene anche questo messaggio, appunto oggi tanti Thanksgiving Day. Buongiorno, io sono Guillaume del Camerun,
Eppure io diplomato da voi, grazie professoressa, ora ho il contratto di lavoro. Oh, sono molto contenta. Poi tra l'altro chi si diploma nei professionali, ma anche nei detto tecnici, giusto, Dion, ha un'altissima, quest'anno poi richiedono le ditte, continuamente ci richiedono gli elenchi dei diplomati, ma noi li abbiamo già quasi tutti impegnati già quando fanno l'alternanza scuola-lavoro, però c'è un'altissima richiesta. Io voglio ricordare i diplomati del professionale, ma anche del tecnico, che di questi tempi hanno il lusso di poter scegliere, cioè non fermatevi alla prima proposta dell'azienda, perché il vostro diploma in questo periodo ha un valore altissimo, quindi, come dire, mantenete le antenne elevate e guardate se ci sono proposte sempre migliorative, perché le aziende stanno cercando e il ruolo del manutentore e il ruolo dell'operatore commerciale col professionale servizi commerciali e ancora di più il ruolo di ragioniere, esatto, chiamiamolo così. Quindi sentitevi il lusso, esatto, di scegliere, di valutare. Scelte formative, comunque aiutate a farle, le chiedono questo ogni tanto, torna, possiamo rispondere di sì, perché tutto l'anno parliamo dell'aiuto delle scelte formative. L'orientamento è una costante, tra l'altro quest'anno questo ministro Valditara ha impegnato un sacco di soldi nella formazione per noi di una cinquantina di docenti che saranno, diventeranno tutor dell'orientamento, però si parte dall'orientamento in uscita, cioè dalla terza, quarta e quinta questi tutor faranno delle attività con i ragazzi di accompagnamento e supporto per scegliere il futuro o lavorativo o accademico. Poi, professoressa Covri, mi aggrego alla mamma che le fa i complimenti per le sue capacità e professionalità, è vero, anche io la ringrazio tanto. Grazie. Scusi, ma non prendete più alunni, siete già pieni, chiedono? In alcuni corsi sì, siamo veramente pieni, soprattutto per il biennio prime e seconde, però chiedo sempre a questo genitore interessato magari di fare una mail, ed è la mia collaboratrice, professoressa Ventura, che si occupa dei riorientamenti, delle varie collocazioni nelle... Allora, qua c'è un messaggio che lei ne ha già parlato, magari ne parliamo un'altra volta, perché esiste il preconcetto che i ragazzi non possono fare materie umanistiche e le ragazze non possono fare materie scientifiche. No, allora, questo perché è un preconcetto, già lo dice. È un preconcetto, tant'è che sulla parità di genere nelle materie scientifiche il ministero sta spingendo moltissimo, fa molti concorsi, gare, per dimostrare che anche le ragazze ce la possono fare bene, molto bene, in matematica, in scienze, in chimica, in biologia. Guardate che le nostre classi dello scientifico sono 50-50 ragazze. Beh, noi abbiamo salutato la volta scorsa Vittoria, che è la sua alunna, Vittoria ha vinto le Olimpiadi, per cui voglio dire, ci sono già dei dati oggettivi. Poi ci sono i licei cosiddetti deboli per le materie scientifiche, sono in genere le scienze umane, e le ragazze che scelgono scienze umane il più delle volte, una volta intervistate, dicono io voglio fare soprattutto le materie umanistiche perché le matematiche non ci capisco niente. Ma non è così, è un preconcetto, un pregiudizio a volte maturato anche da certe esperienze, addirittura dalla scuola primaria o dalla scuola secondaria. Noi cerchiamo di accompagnare queste ragazze dimostrando loro che ci sono tutti i requisiti per far bene anche in matematica, in chimica, in fisica. Allora, siamo in chiusura, noi ringraziamo tantissimo Claudia Covri, dirigente scolastica dell'Istituto Don Milani di Montichiari, complimenti ancora per i suoi 20 100 che ha avuto. Ecco. Grazie a voi, una buona estate a tutti. Grazie.